Ciao ragazzi, eccoci qua su Skyrim. Come vi avevo detto, faremo la missione da Edrica, la chiamata di Bohetia, e troveremo appunto la maglia d'ebano, che è un'armatura unica. Comunque, dovremmo leggere sto libro qua. Vedete? Questo libro. Ok. E siamo esattamente qua, subito dietro l'Accademia dei Maghi. Direi che possiamo leggere il libro. Si attiverà la quest. Ok. Il libro, se volete leggerlo, leggetelo. Io francamente scorro le pagine così tanto per, e me lo prendo. Ok, ho già incontrato Paturnaz. È proprio qui davanti a voi. Ok, siamo al santuario, diciamo, di Bohetia. Dobbiamo parlare con questa. Noi siamo i fedeli di Lady Bohetia. Sei qui per mettere alla prova il tuo valore? Noi siamo forgiati dall'esempio di Bohetia. Imponiamo la nostra volontà al mondo tramite le nostre lingue e le nostre spade. Tu non sei nulla. Sei uno sbuffo di vapore disperso dalla più leggera brezza. Bene, forse ti avevo mal giudicato. Ti vedrò bruciare. Signora dei complotti, ingannatrice di nazioni, divoratrice di Trinimac, regina delle ombre, dea della distruzione, colei che distrugge e colei che annienta. Molti sono i nobili nomi della nostra signora, ma servono solo a noi mortali. Recitarli tutti da ora alla fine del tempo sarebbe del tutto invano. I nomi non significano nulla per la nostra signora. Lei guarda solo a chi sa badare a se stesso, a chi ha un cuore incrollabile, a chi vive perseguendo i propri obiettivi. Ti vedrò bruciare. Se desideri scorgere la nostra signora oscura, allora questo è ciò che devi fare. Per prima cosa, dimostra che la tua lingua sa mentire. Trova qualcuno, ottieni la sua fiducia e conducilo al santuario di cui ti ho detto. Poi convinci la tua vittima a toccare il pilastro del sacrificio. La sua magia lo priverà di ogni volontà. Poi, con mano ferma, affonda la lama cerimoniale nelle sue carni, così che le acque del suo cuore ti mondino. Se la tua risolutezza sarà sufficiente, Bohetia la avvertirà nella sua oscura dimora e apparirà dinanzi a noi. Questo rimane da vedere. Se lo farai veramente, però, e apparirà Bohetia, allora riceverai l'accoglienza dovuta a uno di noi. Sventrerò come un orco! Ok, ragazzi. Adesso dobbiamo andare a prendere una persona qualunque, un compagno qualunque, per il posto esattamente qua. Dobbiamo, come stavo dicendo, dobbiamo andare a prendere un compagno qualunque, uno vale l'altro. Se volete assodare un mercenario o prendere uno di quelli che avete già, io assodo un mercenario per poter chiamare Bohetia. Ok, siamo direttamente qui all'altare con, ecco qua, il povero sventurato che ho scelto. Dovete dirgli di fare una cosa per voi. Ok, d'accordo, di che si tratta? Una volta che avete detto, dovete indicare questo specie di altare e dirgli di usare quello. Lui si avvicinerà e verrà attirato a sé. Una volta fatto ciò, se volete potete ucciderlo con la lama del sacrificio, ma io me ne batto, l'ammazzo con la lama d'ebano. E direi che è stato bello lavorare con lui. Ottimo lavoro. Indossare carne è così disgustoso. Hai attirato la mia attenzione, mortale, assai imprudente. Dimmi,
Perché hai ucciso costui che si fidava di te presso il mio santuario? I miei favori? Il mio piacere non è un trofeo degno dei mortali. Tanta insolenza meriterebbe la morte. Davvero? Dovresti? Sebbene un cuore senza paura potrebbe essermi utile, forse sei tu la persona che sto cercando. Lo scopriremo presto. Ascoltate! Tutti! Ascoltatemi! Ho bisogno di un guerriero, il più spietato, scaltro e... agile che ci sia. Vi siete riuniti qui ogni notte. Ok ragazzi, dobbiamo affrontare la prova e sì, ci dobbiamo uccidere a vicenda, insomma, fra tutti quanti. Dobbiamo fare un mega combattimento epico contro questi. Non sarà facile, ma non sarà neanche difficile, insomma, un combattimento normale, alla fine dei conti è tutti contro tutti, quindi potete immaginare. E boh, direi che il combattimento può iniziare. Hai dimostrato la forza della tua determinazione e la tua abilità nella menzogna. Hai mostrato ferocia e valore in combattimento. Ora è giunto il momento della prova finale. Sei in grado di mettere da parte l'onore e colpire con una lama nascosta? Osservazione sagace. Skyrim è una padrona bellissima e severa, ma la sua gente si aggrappa a questa misera definizione dell'onore. Il mio precedente campione mi ha delusa. È tempo che venga sostituito, come vuole la tradizione. Lo troverai nascosto a Cresta Punta Coltello, dove fa il re di banditi e briganti.
Sono riluttante anche a pronunciare il suo nome. Non si può cancellare qualcosa se questa ha un nome con cui essere ricordata. Uccidi tutti i membri della sua banda. Ti muoverai in silenzio e sarai invisibile, poiché non si tratta di te. Sarai il mio strumento di morte. Uccidilo a sangue freddo. Non concedergli la possibilità di difendersi. Quando il suo freddo cadavere giacerà a terra e tutte le tracce dei suoi seguaci saranno cancellate, trova la mia maglia d'ebano. Un dono riservato solo al mio vero campione. Possono i tuoi desideri realizzarsi. Ok, abbiamo completato la prima prova di Boetia. Ora dobbiamo andare dal vecchio campione e dobbiamo ucciderlo per appunto ottenere appieno il suo favore. Dobbiamo andare esattamente là in fondo. Ecco, aspetta. Ok, dobbiamo andare qua. E devo ancora scoprirlo, quindi andiamo. Eccoci qua col teletrasporto. Io ho delle magie nere nascoste. Bene, combattiamo. Ok, abbiamo ucciso tutti fuori dal nascondiglio.
E direi che possiamo prepararci ad entrare. Ora mi preparo l'equipaggiamento, ricarico ciò che devo ricaricare delle armi e poi penso che darò un'occhiata in giro. Inoltre stavo pensando che le missioni da Edriche sono molto interessanti, anche perché ti danno delle ottime ricompense, tipo in questo caso questa maglia d'ebano, oppure la lama d'ebano, o la mazza di Bon Molach Bal. Insomma, queste qua sono le missioni da Edra che finora ho fatto, e anche una notte da ricordare. E ora, dopo, penso che ho già in mente un'altra missione da Edra da fare, che ve la farò vedere dopo, quando avrò completamente finito le storie della Confraternita Oscura. E sì, devo ancora prepararla, devo ancora andarla a fare. Penso che l'avrete anche già vista tra le mie varie. Che sì, inizia dalle varie e poi diventa una missione, diciamo, secondaria o principale. Boh, non lo so esattamente. Sì, secondaria. Comunque una missione da Edrica. E boh, direi che possiamo continuare a dare un'occhiata in giro. Vediamo, qui c'è una serratura da scassinare. Cos'è? Media? No, aspetta. Basilare, ok. Ho letto male. Va bene, è una serratura del cazzo. Vabbè. Un elmo orchesco. Prendiamolo, non si sa mai, sono sempre un po' di soldini. Ok. Benissimo. Allora, comunque, all'appello della Confraternita Oscura, come vi ho già detto, mancano due video. L'ultimo video, allora, il penultimo video sarà bene o male lungo come questo, invece l'ultimo ho deciso di tagliare un po' per farlo un po' più corto, insomma, per mettere insieme giusto le cose importanti. Penso di averlo già detto, ma se non ve l'ho detto, ve lo dico ora. Quindi, bando alle ciance, piantiamola con questi discorsi strani. Ora direi che possiamo benissimo entrare all'interno. E vai! Ok ragazzi, siamo all'interno, diciamo, del nascondiglio di quel brutto ceffo che ha la nostra maglia d'ebano. Quindi là c'è un tipaccio, direi di ucciderlo con l'arco. La cosa che ho sbagliato è non tenere l'armatura della Confraternita Oscura, perché mi dava la possibilità di agire più in furtività. Invece questa che ho adesso è un'armatura pesante e quindi non sarò per niente furtivo. Però andiamo avanti. Ok ragazzi, ci stiamo avvicinando sempre di più al nostro obiettivo. Qui all'interno non ci sarà tanta gente come ce n'era fuori, però ce ne saranno lo stesso. Vedete, mi ha già sgamato questa. Vabbè. Ah!
vedo l'ora di contare le tue monete. Di combattere il nome! Posso pugnalarti alla schiena. Siamo stati sconfitti. Ritirata. Ok, questa è appunto la maglia d'ebano. Vedete, vi verranno dati i guanti, appunto l'armatura, uno scudo e gli stivali. Non vi verrà dato l'elmo perché, boh, siamo stronzi. Comunque, ok, è così che si presenterà la maglia d'ebano. Io ho il mio cappuccio ammantato perché fa ancora più stile, sembro molto più cattivo. E a quanto pare c'è ancora uno da uccidere e lo uccideremo. Come avete visto, anche se non ho agito in furtività, la cosa non importa perché non frega un non gliene frega niente. L'importante è che uccidiamo tutti, quindi potete anche agire come ho appena fatto io. Non preoccupatevi di dover avere per forza un'armatura leggera che vi assicuri la furtività, non è indispensabile. Quella lì ha detto ammazzali tutti in furtività, ma chi se ne frega. Ok, dunque, ho un po' troppo di peso trasportabile, quindi direi che qui da qualche parte vedo se c'è un come si chiama, un baule dove posso mettere le cose che ho in più che al momento non mi servono. Quindi guardate come sta bene la lama d'ebano insieme alla maglia d'ebano, c'è proprio stile. Ok, lì c'è un baule, tipo un mega baule super cazzutissimo, dove non prenderò praticamente niente a parte le cose leggere. Quindi adesso penso queste cose qua le andrò a prendere poi in seguito. E mi sto dimenticando di qualcosa, mi sa. Sì, mi sono dimenticato di togliermi un po' di peso. Ok, dunque dobbiamo ancora uccidere l'ultimo personaggio, così Boetia ci verrà a parlare di nuovo e appunto ci dirà quello che ci deve dire riguardo a questa maglia d'ebano. Questa maglia d'ebano tra l'altro è molto importante perché ogni volta che siete in combattimento la maglia d'ebano tipo farà uscire una sorta di fumo che avvelenerà il vostro avversario. E se vi mettete in versione stealth, la maglia d'ebano farà uscire sempre questa sorta di fumo che vi renderà ancora più invisibili, diciamo. Vi aiuterà ad avere una furtività maggiore pur avendo un'armatura pesante. Quindi è veramente un'ottima cosa a parere mio. E inoltre se qualcuno vi si avvicina verrà avvelenato appunto da questo fumo che esce dalla maglia d'ebano. Ok, come vedete dobbiamo ancora uccidere quello. Ok, direi che lo possiamo uccidere in furtività con il nostro arco. Ok, siamo pronti. Benissimo. Miriamo, eccolo, spariamo, è ancora in vita, vabbè. Non ho l'arco caricato, quindi
ha soltanto i punti base suoi. Comunque vedete che esce una sorta di fumo dall'armatura. Ecco, quello lì avvelena la gente. Ecco, vedete che quello lì si è avvicinato ed è diventato tutto nero per un attimo. Diciamo che sì, è veramente una cosa molto molto importante. Te la sei cavata bene, mio campione. Ti sei guadagnato il mio rispetto, una cosa di cui pochi possono vantarsi. Inciderò il tuo nome sulla tavola del male assoluto. Puoi tenerti la mia maglia d'ebano come simbolo del mio apprezzamento per il mio nuovo campione. I suoi doni risuoneranno con i tuoi talenti. Ora va. Ho delle questioni di cui occuparmi che richiedono la massima attenzione. Segui il tuo percorso, ovunque ti porterà. Ricordati sempre, fa ciò che vuoi, sarà l'unica legge. Ok ragazzi, c'è delle cose da fare, quindi se ne deve andare. Noi abbiamo la nostra maglia d'ebano e con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.